testa di c***o. Ospite, sei una sanguisuga. Che c***o sei venuto a fare qua dentro? Vaffanculo a tua madre, che c***o sei venuto a fare dentro questa casa? Questi erano quelli rivolti verso mio figlio. Lo chiamava ospite, sanguisuga, quel figlio nato dall'amore della moglie con il precedente marito, quel bambino di nemmeno 10 anni che per lui, un professionista di Frosinone, era diventato solo oggetto di odio, tanto da trasformarlo in un piccolo schiavo, sottoponendolo a ogni tipo di umiliazione. Doveva consumare il suo pasto del pranzo in 10 minuti. Subito dopo doveva fare il suo lavoro, lavori di, all'esterno, di giardino, di pulizia. E se il lavoro non era di suo gradimento, erano botte, insulti e punizioni. Restare per giorni rinchiuso nella sua cameretta, al buio, da solo, senza poter uscire, dormire al freddo in uno spazio angusto, senza finestre, vicino al garage di casa. Anche a me mi definiva una sanguisuga, un ospite, mi sputava. Ospiti in casa loro, madre e figlio, a differenza degli altri due bambini, suoi figli di sangue, non meritavano nemmeno di essere chiamati col loro nome. Quell'uomo che all'inizio si era presentato come un principe si era trasformato in un orco. Costringeva il figliastro ad eseguire tutti i lavori di casa seguendo un rigido schema appuntato su un foglio. Pulire i 200 metri quadri di giardino, tirare a lucido il pollaio, innaffiare le piante, pulire il bagno. Solo dopo, se tutto andava bene, poteva dedicarsi ai compiti di scuola, che però era costretto a fare al buio per non pesare sulle bollette di casa. Doveva essere addestrato, diceva il suo patrigno, che lui si ostinava a chiamare papà. Un inferno durato per 3 anni, fino a quando, dopo l'ennesimo litigio, la donna esasperata scappa via, riuscendo a portare con sé il figlio, e trova la forza di denunciare. Scattano le indagini. Ora, l'uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati, cosa che però non gli ha impedito di mantenere l'affido condiviso degli altri due figli e di continuare a cercare con insistenza la sua ex moglie, ancora terrorizzata da lui. We'll be right back.